mentre c'è la manifestazione dei No Triv qui in piazza San Giovanni, manifestazione che arriva all'indomani del versamento nelle casse del comune di Ragusa di oltre 29 milioni di euro di royalties. Insomma, c'è da avviare una riflessione sull'opportunità o meno di dire addio a queste somme. No, lei ha ragione perfettamente, tuttavia non vedo la contraddizione. Vediamo, mi date l'occasione di spiegarlo in due minuti. Questa terra ha dato tanto da questo punto di vista al nostro paese, alla nostra regione, all'economia che si basa sul petrolio, perché è stata terra da una parte di estrazione e da un'altra parte anche terra, diciamo così, di lavorazione per prodotti finiti o per prodotti di raffinamento. Non parlo solo della provincia di Ragusa, ma parlo ovviamente della Sicilia, e sappiamo anche qual è stato il costo. La provincia di Ragusa probabilmente è quella che ha subito di meno i danni, sì, di meno in assoluto i danni. È vero, però ha avuto un vantaggio di ritorno, perché molti nostri cittadini hanno lavorato e lavorano in strutture in qualche modo legate a questa grande industria del petrolio. È cambiato però qualcosa da 60 anni a questa parte. Soprattutto oggi si parla di un'opzione di sviluppo che è quella dell'economia verde, della green economy, che può tirarci fuori da questa doppia crisi. La prima, la più importante, è la crisi ambientale, e la seconda è la crisi di sistema che stiamo vivendo a livello economico nei paesi occidentali. Quello che sta facendo la comunità internazionale è uscire da questa doppia crisi investendo nel verde e riducendo gradualmente l'apporto della cosiddetta brown economy, cioè l'economia basata sul petrolio. Allora, l'opzione che noi vogliamo di sviluppo di questa nostra terra è questa, ed è quella che dà maggiori prospettive al medio e lungo termine, sia occupazionale che di benessere. Dov'è che io dico non c'è contraddizione? Noi non stiamo chiedendo di chiudere i pozzi che ci sono, né stiamo chiedendo da domani di chiudere le pompe di benzina e di passare, come se si potesse fare con un solo clic, da un tipo di economia a un altro. Noi diciamo che bisogna invertire la rotta. Le royalties non sono regalate, sono una cosa che ci si deve per quello che questa terra sta dando, quindi è un contratto economico, non rubiamo nulla a nessuno. Tra l'altro sono immesse così consistenti, come dice lei, solo da poco, secondo anno, in realtà prima erano quasi inconsistenti. Così a me tocca fare l'avvocato del diavolo, ma proprio adesso che le leggi ci consentono di avere maggiore risorse, io ricordo solo qualche anno fa, durante la sindacatura di Pasquale, le royalties arrivavano sì e no a 4 milioni di euro, scarsi, da 4 milioni a 29, insomma c'è una differenza, e considerando che il bilancio del Comune di Ragusa è in consuntivo, la conferenza stampa dell'assessore Martonano dell'altra mattina parla di introiti per 212 milioni di euro, di cui solo 13 milioni sono trasferimenti statali, ci pare di aver capito che insomma Eni e Irminio sono soci di maggioranza dell'ente comune. Non è così, perché guardi, lei dice benissimo e cita delle cifre che io forse tra i primi l'anno scorso portai alla ribalta. Mi ricordo che voi mi avete seguito, 14 milioni circa e mezzo l'anno scorso di royalties. Qui c'è una legge però in Sicilia, fortunatamente, la quale dice che gli introiti derivanti da queste royalties di estrazione petrolifera devono essere investiti in economia locale, sviluppo dell'occupazione e ambiente. Quindi noi questi soldi non li possiamo utilizzare per coprire buchi di bilancio determinati sia a seguito di cattiva amministrazione prima e ora. Noi questi soldi dobbiamo utilizzare per lo sviluppo dell'economia locale. Non credo, e qui ovviamente la partita è aperta, che perforando ulteriormente possano derivare ulteriori ricchezze. Vedo invece un problema nel tempo dell'economia basata sul petrolio. Per quanto riguarda la Sicilia, lei sa benissimo che questa messa di royalties è dovuta principalmente, da una parte, nel caso ragusano, a un picco derivante dall'estrazione, quindi dalla coltivazione dei pozzi, e quindi probabilmente si andrà a calare, ma dall'altro deriva dal fatto che la quota royalties a livello regionale è stata raddoppiata grazie a un emendamento che presentarono all'epoca il Movimento 5 Stelle, i suoi deputati alla regione. Il presidente Crocetta si sta impegnando, anzi si è impegnato, ha firmato, dando disponibilità di qualcosa che non gli appartiene istituzionalmente, ha firmato un accordo con questi gruppi industriali del petrolio
petrolio, dicendo che avrebbe ribassato le royalties e al tempo stesso avrebbe concesso facilità di, io dico, perforazione su tutto il territorio. È intervenuta anche una legge nazionale che noi abbiamo contestato, che ci espropria del diritto anche di dire l'ultima parola su queste cose. Concludendo, io dico questo: qui ci troviamo davanti a due opzioni di sviluppo. La prima, apparentemente nel momento, sembra dare dei risultati economici. Io ritengo che sia perdente, è l'opzione di 60 anni fa, oggi non va. Abbiamo, ripeto, una doppia crisi e quella ambientale non la metterei in secondo piano, e dall'altro abbiamo un'opzione nuova che è quella dello sviluppo verde. Che cosa c'entra con le royalties? Quello che chiedo io a nome di Movimento Città, e non credo di essere solo, è di investire come la legge prevede queste royalties. Io prevedo altri 2-3 anni di questa messa ricca e poi non credo ci sarà più altro, di investirla immediatamente in un'opzione di sviluppo alternativa. Utilizziamo i proventi al momento derivanti da politiche del passato del petrolio per uscire da questa crisi con una nuova opzione economica. Non ci dimentichiamo la crisi enorme che sta attraversando il nostro territorio e la possibilità enorme che ha questo territorio di vivere e creare lavoro e occupazione con l'economia verde.